è un codice di procedura. E ho portato un esempio. Io ricordo che in un congresso all'Università di Roma, in cui era presente Guido Calogero, illustre politologo, il quale disse a un certo punto: la democrazia è il massimo di garanzia della eticità della legge, perché è la garanzia che la legge è aderente al livello morale di ogni generazione, in quanto espressione della volontà della maggioranza. E allora io ero presente e dissi: benissimo, allora se ho una società di 10 cannibali, di cui 9 sono magri e 1 è grasso, e se 9 cannibali magri votano una legge con cui stabiliscono di mangiare il decimo cannibale grasso, dal punto di vista democratico la legge è giusta e quindi dovrebbe essere votata. Ora, il principio è assurdo, perché su questo principio allora si dice che il decimo cannibale è fascista se non vuole essere mangiato perché si oppone alla volontà della maggioranza. Ora, chiariamo subito che quando si parla di democrazia come parametro procedurale è un parametro diverso da quello etico. La legge morale è un'altra cosa e la legge morale regge prima di tutto la unità culturale, etnica, spirituale dei popoli, che sono i portatori della propria dignità, della propria civiltà e della propria autorità. Questo principio dell'autorità sta al di sopra della legge del numero, che il principio dell'autorità è un principio morale, non è un principio numerico. Ecco, io su questo punto quindi io condivido la sua posizione, perché quando noi parliamo per esempio dell'Islam, tanto per dire una battuta, da noi si costruiscono le moschee, allora per il principio della reciprocità noi avremmo diritto di costruire le nostre chiese anche in Islam, però lì non è consentito. E allora? E allora c'è il principio della prepotenza, non è il principio della libertà e del rispetto della pari condizioni. No, qua noi abbiamo il principio dell'assoluta ignoranza del principio della libertà religiosa. Avanti, pronto? 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 Non c'è trasmissione. Pronto? Signori, abbiamo fatto un'ora piuttosto avanzata e quindi anche per rispettare i tempi che ci hanno assegnato, ovvero che sono anche abbastanza ampi. Io vi saluto e ci vediamo la settimana prossima.